si è rivolto il figlio di questo signore anziano che aveva avuto appunto un ictus e si trovava appunto ricoverato nella struttura ospedaliera di Sulmenese. Doveva essere dimesso e con una richiesta di riabilitazione ex articolo 26 in regime domiciliare. Tuttavia, quando poi è stata richiesta la prestazione nelle strutture di riabilitazione, i tempi di attesa erano davvero molto lunghi tenuto conto dell'anzianità di questo signore. Infatti, insomma, un signore anziano che rimane troppo tempo a letto rischia subito di avere piaghe da decubito, insomma, e soprattutto rischia di poi di non rialzarsi più. È un grande problema perché diciamo, già annuncia quello che sarà il problema dell'attuazione del piano sanitario. Quando appunto si dovranno prendere tutti i pazienti della struttura ospedaliera per riversarli, diciamo, in un'assistenza di tipo extraospedaliera. Il signore in questione poi ha cercato una soluzione intermedia al problema, richiedendo appunto un'assistenza domiciliare integrata, ma come spesso accade ultimamente non è stata neanche consentita la protocollazione della domanda, proprio perché era pendente appunto un altro tipo di assistenza che però purtroppo sarebbe arrivata comunque troppo tardi.